Buonasera a tutti, sono felice di essere qui in mezzo a voi in questa bellissima aula e vi parlerò appunto di supplementazione di minerali. Vi porgo il mio saluto con questa bella foto di Nadia Cortassa, la campionessa di triathlon che assume il suo integratore naturale. Come prima cosa facciamo una premessa. E nel campo delle relazioni che intercorrono tra la nutrizione e la resa sportiva ci sono sempre state moltissime ricerche, anche perché chiaramente girano degli interessi economici piuttosto interessanti su questo argomento. Però nonostante questo si assiste spessissimo, soprattutto da parte di sportivi amatoriali, chiaramente non sportivi a livello agonistico, che hanno atteggiamenti che non sono né razionali né scientifici. Questi si vedono frequentemente anche nelle palestre. Questi atteggiamenti portano sia a non avere dei risultati buoni, sia anche a danneggiare l'organismo. Molto spesso, in base all'assunzione di alcuni integratori, si hanno delle aspettative enormi, come resa a livello sportivo, e non è sempre così definita la relazione tra queste due cose. E non solo si pensa che gli integratori migliorino la resa a livello agonistico, ma addirittura ci sono delle persone che pensano che senza l'assunzione di qualche cosa non saranno capaci assolutamente di ottenere dei risultati a livello sportivo. Questo chiaramente porta a cadere negli eccessi, e l'eccesso non porta mai a delle prestazioni migliori nello sport. Il nostro organismo, infatti, attraverso tutti i suoi meccanismi di omeostasi, riesce a tenere sempre bilanciati perfettamente e all'equilibrio tutti gli elementi nei vari fluidi dell'organismo, sia extra che intracellulari. E anche nonostante ci siano delle variazioni di apporti o di consumi. Per cominciare a pensare in una maniera corretta, dobbiamo pensare a nutrire gli atleti in modo ottimale, in maniera che questi possano effettivamente raggiungere i risultati migliori nelle competizioni, che possono essere diverse sia per durata che per resistenza. Abbiamo detto che appunto un'alimentazione equilibrata può anche essere sufficiente, però come vedremo dopo, in seguito, ci sono dei casi specifici in cui una supplementazione è molto importante. Parliamo brevemente degli elementi che sono importanti nell'attività fisica. Il calcio è regolatore dell'attività muscolare, si lega alla troponina e praticamente fa contrarre la miofibrilla, che si accorcia, e quando interviene la tipiasi calcica la miofibrilla si rilascia e il muscolo termina la sua contrazione. La mancanza di ATP impedisce l'estrusione del calcio e il muscolo rimane contratto. Questo chiaramente è una situazione di gravità estrema. Il magnesio, anche questo è molto importante, e un'ipomagnesemia si può avere in caso di acidosi. L'acidosi si può avere o per una fatica fisica intensa oppure anche in associazione a una dieta iperproteica. È associata spesso anche all'ipopotassemia e produce tetania. Quindi nello sportivo una piccola integrazione di magnesio è sempre utile. Il ferro, anche questo è un elemento importante, perché ci sono degli atleti che presentano dei quadri anemici e alcune di queste anemie sono borderline, sono dovute al fatto che lo sportivo ha un aumento magari abbastanza repentino anche della massa magra e quindi ha un'emodiluizione. Però in qualche caso sono anemie reali, per esempio negli atleti molto giovani, nelle adolescenti in fase di crescita, e lo stato marziale può essere compromesso proprio per un aumento dei bisogni in queste fasce di età.
Poi c'è la situazione particolare dei corridori e dei maratoneti, che possono andare incontro a una maggior distruzione dei globuli rossi, perché i vasi sanguigni a livello del piede, soprattutto del calcagno, vengono stressati e le cellule, i globuli rossi, vengono un pochettino alterati anche come forma e possono rompersi. Quindi c'è proprio un consumo di globuli rossi maggiore in questo caso. Poi le donne hanno un maggior bisogno di ferro. Lo zinco, anche questo è un elemento che è sempre utile un pochettino supplementare, perché anche con un'alimentazione molto completa, rimane sempre a livello dei minimi raccomandati. Non si può parlare dei sali se non si parla anche dell'acqua. L'acqua è importantissima per l'atleta e anche se si ha una produzione di acqua dovuta proprio al metabolismo ossidativo e parte di acqua viene prodotta quando si consumano le scorte di glicogeno, questa deve essere sempre integrata durante l'attività fisica. Poi ci sono delle condizioni ambientali differenti. Se per esempio l'esercizio viene fatto al freddo, il calore che genera il muscolo viene dissipato per convezione. Se invece ci troviamo in ambienti caldi e umidi, allora questa diventa insufficiente e è necessario ricorrere alla sudorazione, che può essere anche molto intensa. La sudorazione provoca disidratazione. E questa porta a fatica da parte dell'atleta e fa diminuire la resa a livello sportivo. Quindi è importante l'idratazione per gli sportivi. Cosa si fa? Cerca di aggiungere all'acqua anche quella minima quantità di cloruro di sodio che viene perso con il sudore. Ecco, qui bisogna fare molta attenzione perché l'atteggiamento molto comune è quello di fare per esempio un'ora di palestra e di bere un integratore di sali minerali. Ecco, in questo caso non solo non è necessario, ma potrebbe addirittura in certi casi essere dannoso perché è comunque un'assunzione di sodio in più e il sodio noi anzi lo dobbiamo cercare di eliminare dai nostri alimenti. Se non c'è una sudorazione profusa, non è assolutamente necessario integrare con il cloruro di sodio. Certo che se invece l'esercizio viene fatto al caldo, all'aperto, magari un clima umido e lo sforzo ha anche una durata, un'intensità notevole, ecco che bisogna chiaramente integrare sali minerali. A questo proposito vi ricordo che il sudore contiene 50 millimoli litro di sodio e 5 millimoli litro di potassio. Quando si preparano queste soluzioni di sali minerali si integra sempre anche un pochino il potassio e anche un po' il magnesio, come abbiamo detto precedentemente. Anche l'acqua è importante assumerla in quantità previste, cioè non bisogna assumere delle grosse quantità di acqua tutte insieme perché per uno sportivo questo potrebbe creare dei fastidi. Quindi si consiglia di assumere mezzo bicchiere, un bicchiere di acqua ogni 10 minuti, non di più. Ecco, poi proprio per la supplementazione di minerali è importante fare una differenziazione tra quegli atleti che non devono rientrare in una categoria di peso e quelli che invece lo devono, come per esempio i pugili, i lottatori, i judoka, perché questi ultimi spesso, in particolare prima delle gare, si sottopongono a delle diete un po' ristrette per rientrare nella loro categoria di peso. Questo chiaramente comporta il seguire una dieta un po' ipocalorica che può portare all'acidosi e quindi ci può essere un bisogno di integrare dei sali minerali un po' diversamente rispetto ad altre categorie di sportivi. A questo proposito ho intervistato Giulia Quintavalle.
Giulia Quintavalle è livornese, come me, è campionessa di judo, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino, è la prima donna in Italia che ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi nel judo. E lei appunto ha bisogno di tenere sotto controllo il peso, anche se è molto magra, e deve rientrare nella sua categoria. E appunto, siccome abbiamo detto prima che una dieta un po' ristretta e iperproteica, accompagnata per di più a un'attività fisica intensa, può portare all'acidosi, ecco che Giulia consiglia a tutti quelli che fanno sport come il suo di integrare sempre con dei sali minerali alcalinizzanti, e per esempio il carbonato di calcio, il bicarbonato di sodio, il carbonato di magnesio, il bicarbonato di potassio e il magnesio stearato. E l'assunzione di questi sali è importante che avvenga la sera, non in coincidenza dei pasti, perché altrimenti interferisce con l'assimilazione di altri sali minerali, come per esempio il ferro. E poi lei è poco amante della carne e quindi assume sempre un integratore di ferro, però giustamente lo consiglia anche a tutte le sportive, le donne che fanno lo sport, il suo stesso sport. Poi ho intervistato Andrea Baldini, anche lui è livornese come me, è campione del mondo nel fioretto, la scherma, ha vinto ad Antalya nel 2009. Ecco, e qui appunto mi ha parlato di questo sport che diciamo, ha delle differenze rispetto a quello che abbiamo visto prima. In questo sport c'è una divisa piuttosto impegnativa, una maschera da mettere sul volto, una divisa completata da un giubbetto chiamato elettrico e i guanti. E chiaramente questo abbinamento porta a sudare molto, in particolare se ci si trova in climi caldi e in ambienti non condizionati. Quindi è chiaro che è importante in questi casi somministrare sia acqua che sali. E poi, come appunto mi spiegava lui, è bene adottare strategie diverse a seconda che si tratti di gare, allenamenti o ritiri. Perché le gare hanno una durata relativamente breve. E quindi durante la gara non è necessario assumere sali minerali, invece è molto importante assumerli durante gli allenamenti e a maggior ragione nei ritiri che durano una settimana, con allenamenti sia al mattino che al pomeriggio. Siccome nel suo sport non esistono categorie di peso, non è importante integrare con sali alcalinizzanti. Però ugualmente, proprio per recuperare la performance, è utile assumere a fine giornata, magari sempre la sera, del calcio carbonato, che comunque ha un effetto leggermente anche questo alcalinizzante, potassio citrato, ferro, fumarato e zinco. Poi ho avuto il piacere di intervistare anche Tania Cagnotto, che è la campionessa nei tuffi, in particolare tuffi dalla piattaforma, ha preso la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Madrid nel 2004. E qui ci troviamo di fronte a uno sport ancora diverso. Si svolge in piscina, l'ambiente è umido, quindi una sudorazione continua durante gli allenamenti. Quindi è molto importante idratarsi. E Tania consiglia a chi pratica il suo sport di integrare anche sempre giornalmente con dei sali minerali. E poi dice che proprio in questa maniera, nel suo sport, si riesce ad avere il maggior benessere sia a livello fisico che psichico. E in effetti la concentrazione in questo sport, come anche in altri, è molto importante. Consiglia una sana alimentazione, come d'altra parte sappiamo anche noi, e supportata da buoni integratori, affronta l'argomento degli integratori che sono di provenienza un po' dubbia e ovviamente
gli sconsiglia molto vivamente. E infine ho intervistato Nadia Cortassa, che è la campionessa di triathlon, fortissima, alle Olimpiadi, ha vinto alle Olimpiadi mondiali di Cancun del 2006. Il triathlon è uno sport molto duro, ci sono delle gare che a volte sono anche molto lunghe e bisogna affrontare climi spesso caldi e umidi, perché le gare si svolgono in estate. E Nadia consiglia nel caso di chi fa il suo sport l'assunzione di sali il giorno prima della gara e di evitarli invece durante le gare, se queste sono brevi. Se invece sono gare lunghe, come per esempio l'Ironman, che è una gara che dura più di 2 ore, ecco, in questo caso chiaramente bisogna ovviamente sempre idratarsi e poi assumere sali minerali. Infatti Nadia consiglia di idratarsi bene sia prima, durante che dopo la gara. Nadia usa solo prodotti naturali per la sua integrazione, e questo anche è un consiglio molto importante. Poi un'altra cosa interessante che ci fa notare è che appunto è importante per chi fa sport fare sempre dei controlli dei livelli ematici e vedere se qualcosa non va bene. Se non va bene, bisogna avere il coraggio di fermarsi, perché è bene sempre non forzare l'organismo ma assecondare le richieste del nostro corpo, perché gli integratori non sempre sono sufficienti. Vi ringrazio dell'attenzione, un grazie speciale agli sportivi che hanno collaborato a questo lavoro. Vedete su questa diapositiva la mia mail e il mio sito, dove a partire da lunedì troverete questo lavoro pubblicato integralmente, quindi se vi interessa lo potrete anche scaricare. Grazie e buonasera.